Bene, buon pomeriggio ragazzi, oggi sono qui per un nuovo video. Ho fatto un esperimento, era da un anno circa che avrei dovuto farlo. Tra poco verrà giù il disastro. Ascoltate. Ok. Aspetta 5 minuti che finisca il video, grazie. Stavo dicendo, era già da un anno che avevo preparato tutto, ma tempo, voglia, altre cose da fare, insomma, ho temporeggiato e quindi oggi ero ispirato e ho deciso di fare il grande passo. Ho montato il filtro, l'airbox dello Skipper 150 prima serie, quello del 94. L'airbox è originale, cioè non ho modificato parati interne, snorkel o altre cose, ma ho messo una spugna artigianale fatta da me, a porosità medio grossa, quindi diciamo che rispetto a quello del filtro Malossi e 13 o E14 come quello che monta adesso, è molto molto più porosa. Ovviamente, essendo un airbox, il circuito, o meglio il percorso che deve fare l'aria è più lungo per arrivare al carburatore dall'esterno fino all'aspirazione, quindi probabilmente, così come si presenta, avrà un lag in apertura del gas più elevato. Ma quello che mi interessava verificare era intanto la rumorosità, quanto poteva variare rispetto al cono o al filtro a torta, ma anche se montava senza problemi con le carene, e in effetti potete vedere monta perfettamente, anche salendo in due, avendo questa rientranza non dà problemi, quindi perfettamente fittato all'interno delle scocche. E poi volevo vedere, lasciando la configurazione che ho sul 28 PHVH attualmente con il filtro a cono, volevo vedere se appunto c'era una modifica, se era più magro, più grasso, se era circa uguale. Quindi la spiegazione è terminata, adesso proverò ad accenderlo, sempre se si accenderà. Vediamo un attimo, controllo se è tutto a posto. Ok, sta registrando. Ciao. Speriamo che non cada in rotonda. Ok, premo la benza. Seconda. Sfollata, terza. Ok, vediamo se parte intanto. La rumorosità è proprio quasi annullata.
diciamo che come minimo ci siamo. Funziona il tuono? Come massimo decisamente no. Adesso ovviamente è solo appoggiato, vedete? Ho solo appoggiato leggermente. E di qua ovviamente si sente. Vedete il fumazzo che fa perché è molto grasso. Bene. A questo punto il prossimo step sarà quello di modificare l'airbox per incrementare la portata di aria in ingresso e poi lo riproveremo con calma. Adesso vado a casa prima che finisca male. Alla prossima!